chiusa, quella aperta. È proprio una cosa da sfera, no? Dalla forma tubo. E qua? Come facciamo a passare lì sotto? La zona M è un po' grande questa. Poi sull'Amiga questo gioco qua è diventato Turrican, è scritto. Quello era un clone di, appunto, di Metroid. Abbastanza spudorato, anche se poi dopo le ambientazioni erano più, forse un po' più aperte dei Metroid. Più l'esterno spesso. Metro il classico di solito sono basi spaziali, più che altro, a parte il Prime. Non ce la faccio, infatti no. C'è l'acqua, forse, che ci spinge via anche. Non sale. E se uso questi? Facciamo un po' prima. Forse si può salire. Questi giochi sono caratteristico del backtracking, cioè si deve tornare indietro perché si aprono. Infatti qua adesso si poteva appunto passare di qua, che lo rende, è una cosa che li rende molto interessanti, nel senso di usare la testa. Sono un misto d'azione di testa. Alla fine sono una specie di avventure, volendo. Nate tanto tempo fa, quando c'erano dei limiti. Mappa dell'area scaricata. Metroid Prime, per esempio, c'era tanto da leggere. Nelle stanze gialle sulla mappa si trovano le stazioni di salvataggio. Nelle stanze viole si trovano i sistemi di trasporto. Ah. Ok, quindi qua. Ok, niente, ci fa vedere la mappa, ma in questo senso, a blocchi praticamente. Quindi qui c'è il trasporto, probabilmente magari per andare di là. Vedi, qui c'è il un po'. E qui probabilmente dobbiamo andare di lì. Ammesso che ci si riesca.
Scendiamo di qua, cosa c'è? Ops. Ah, ok, siamo qua. Il giro per prendere questo. No. Una gelatina. Un scudo di un campo di forza. Poi in questi giochi è anche facile perdersi e non essere con... non sapere esattamente dove si deve andare. Cos'è questo? Direi che non si passa di lì perché bisogna scivolare giù. Quindi qui c'è un muro. Dove dobbiamo andare? Qui non si poteva passare. Ah, forse. Ok, da qua. Saliamo. Forse da qua. Andiamo qua. Simpatica zona M. Esiste. Questo? Forse richiede dei missili? Ma come fai a tornare di qua? No. Giù, giù. Ah. Cioè dovrebbe essere immediato, no, questa cosa. Invece c'è un caricamento che non è corto. Immagino un po' a fare il boss. Allora, vediamo se... non ci fa vedere nulla. Perché è come se non l'avessimo fatta. Ma questo... ma ci danneggia? Ci danneggia, quindi solo... boh, sembra che sia da evitare. Proviamo, eh. Cosa serve quello? Vabbè, ma ci taglia la strada. Ci vuole la sfera. Giù, 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 giù. Sembra che non è abbastanza. Qua? È inutile, siamo troppo in alto. Dunque, la stanza l'abbiamo
Esaminata, quindi possiamo un attimino. Cos'è questo qua? Dispositivo interattivo. È quello che ha fatto salire l'acqua? Però non è salita abbastanza. C'è un punto di domanda, non sappiamo cos'è. Ah, sono giochi molto interessanti, chiaramente. Allora. Ottenuto, ok. È trasparente, quindi è ottenuto. Là c'è qualcosa che non sappiamo. Qui è tutto in alto e qua di lì non ci arriviamo. Cadendo dall'alto non si può. Coso azzurro dovrebbe essere sempre quella specie di parete azzurra, boh, di energia, di ghiaccio, non si capisce bene. Andare a vedere un attimo. E qua non si può salvare il gioco. Si può entrare comunque. Che facciamo? Ah, aspetta, è a tempo. Adesso forse. Giù, giù, giù. Ah. Dovrebbe servire. Ok, adesso. Forse adesso sì. Ok. Sono due parti. E poi non so. Ma questo coso qua rosso cos'è? Niente. Ok, sopra non si può andare, sembra. Tra l'altro è carina questa cosa qua perché ti mette pressione, no? Devi scappare continuamente. Siamo a un tempio dedicato ai Chozo. Non mi ricordavo più che erano i Chozo questi, in effetti. Quindi Destiny ha... Vabbè, non è proprio così quelli di Destiny, ma alla fine c'è tutto un mescolamento. Vediamo dove siamo. Ah, ok, ci stiamo ricollegando un po' con la zona iniziale qua. Grazie. Ci sarà un attacco. In realtà non si può andare. È sempre il solito discorso, non possiamo fare. Possiamo passare quando c'è un dislivello. Qua c'è una cosa, ma forse non si riesce a salire, infatti no. Allora, facciamo salvataggio. Perché ripristina appunto l'energia. Ops. Niente, qua bisogna avere qualcosa per aprire.
Porta raggio di energia. Sì, questo qui forse bisogna avere il potere, quello classico di Samus, che bisogna tenere, si può caricare l'energia e poi rilasciare, però non possiamo farlo adesso, quindi andiamo avanti. Sto freddo. La zona lampeggia. È un blocco, lui lo considera proprio un blocco. E quindi c'è qualche cosa, ma qua sembra che ci sia un passaggio sotto. C'è magari... Qui no. Ella, ella, ella. Siamo morti. A questo. Manca qualcosa. Punto, punto di domanda. Qui siamo a rischio. Ok, non siamo più a rischio. Modo l'energia. Capacità dell'indicatore di energia. Quindi aumentiamo l'energia massima, penso. Qua? Ancora? Probabilmente qua bisogna caricare le... Non so. Qua, vediamo. Era uguale. Ok. Però qua ci vamo a saltare. Due stanze di fila ghiacciate. Il fatto che comunque tra un salvataggio e l'altro abbiamo perso le cose. Se addirittura non ha salvato. E tutta quella parte che abbiamo fatto adesso non è servita a niente. Perché questo è solo stazione di ricarica, non è stazione di salvataggio. Il salvataggio, questo anche questo qui è un classico. Stazione mappa, stazione salvataggio, è qua. E questo è un problema, perché se uno vuole smettere di giocare, niente. Allora li abbiamo visto che non si può andare di qui. Devo provare a far le corse. Qua è freddo. Pure è di lì che bisogna andare. Parecchio male. Il problema è che a me sembra che qua non c'è l'effetto del freddo. Però ancora velocissimamente. Possibile. È impossibile.
Quindi non è da lì. Cosa ci facciamo qua? Siamo scesi fino a qua. Si esce, lei si mette, è carino perché si mette la mano, no, non si esce. A parte che lì più che quello mi sembra che no, c'è solo la ricarica missili infatti. Quindi cosa dobbiamo fare? Ma io ho letto infatti che c'era già gente preoccupata, cioè ah, mi sono bloccato, non so come fare. Ah. 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 Qui è chiuso, bisogna passare sotto. Anche dal punto di vista del game design Aia. No, forse mi... Ah, la morfosfera. No, raggio di carica. Ok, concentra l'energia del raggio e rilascia un colpo potente. Tieni premuto Y per caricare e rilasciarlo per fare fuoco. I colpi caricati danneggiano i nemici immuni ai colpi normali, come ad esempio robot e boss. Possono anche aprire delle porte a raggio ricarica. Quindi possiamo aprire tutte quelle lì adesso. Nota se Samus esegue un salto rotante. Quando il raggio è completamente carico, può attaccare con un attacco ricarica. Rotante? Un attacco di carica rotante o... Aspetta. Ah, dai che funziona? Danneggiamo... Non ho capito. Ah, ho visto che... Ma rimane attivo? Sì. Ok. Siamo tornati... Siamo tornati qua perché... Questo forse se possiamo aprire. È molto bello. Cioè, Metroid Prime, per esempio, secondo me, da quel punto di vista lì, è uno dei capolavori assoluti. Cioè, è molto bello l'idea di come uno deve stare lì a divertirsi anche come designer, a appunto guardare adesso passo di qua, passo di là, passo di su, passo di giù, dove torno, dove non torno, ricollegarsi, no? In un modo che però deve essere anche stimolante per il giocatore. Cioè, che deve trovarsi soddisfatto di aver capito. Senza essere invece intrappolato e non capire un bel niente dove deve andare. Carina con l'ombra. Volevi colpirmi, Che strano. Usciamo. Aumentata a 100, cioè
aumentata di 1. Vediamo qua dove siamo. Ok, ci siamo ricollegati qua, stazione di accesso. Ma anche qua il salvataggio è distantissimo. In realtà poi tra l'altro uccidere le creature non serve assolutamente a nulla. Dov'è che ci vuole far andare? Qua c'è tutta una zona... portaraggio energia. Quindi si fa... si torna lì. Perché non me l'hai dato? No, no, aspetta, 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 aspetta. Abbiamo due barre. Forse avevamo due barre adesso, eh. Cioè, quando si azzera questa, ci abbiamo un'altra. Da 100. Funzionava anche così, se mi ricordo. Sempre se da qua si scende lì, no, però qua c'è un'altra porta zona M che però non abbiamo ancora visto. Qua eravamo già venuti, c'era il coso, quindi credo che ci sia niente di nuovo qua, no? Purtroppo non si può neanche ricaricare qua. Perché poi una volta che inizi il gioco vuoi andare avanti a giocarlo per ora. Ecco, un difetto che pare sia la... pare i difetti che ha sembrano la difficoltà e anche che non dura poi tanto. Troppo. Poi ovviamente dipende dalla capacità di uno. Però sembrerebbe intorno sulla decina di ore, mi sembra. Dipende da ognuno dopo, naturalmente. Ok, lì c'è ancora questo... lì il missile. Dobbiamo capire... qua possiamo aprire qui sotto adesso. Però per me è più una scorciatoia. Zona M. Accesso bloccato. Anche perché siamo è un'uscita quella. Quindi c'è una parte più alta. Oh, siamo tornati a queste parti per...
Ah, sbaglio. Qua ancora nulla. E qua nulla. Ok, però c'è lì sopra adesso. Guarda che... non ci arriviamo, o sì? Pietra. Qui non puoi dirmi che fa freddo, che fa caldo, cioè fa freddo. Però fa caldo, questo è un classico, il Prime era completamente così. Però varie... Porca. A zona fredda allora dovevi avere una cosa, per la zona calda dovevi avere un'altra. Si chiude. Sono a ricerca queste cose. Niente, quindi in rosso. E qua l'ampeto vuol dire che c'è qualcosa. Il flusso di combustibile termico è stato deviato. Ah, forse adesso si può tornare indietro? Oh, questo si è aperto. Passaggio questo o no? In realtà questi sono comunque col calore. Siamo qua sotto. È lì? Porta chiusura sensore. Ok, queste quelli. Quelle che quando vanno nella zona diventa rosso. C'è un motivo speciale per cui abbiamo fatto questo giro. Questi sono ancora zona rossa. Però è strano che c'è il soffitto con...
me ci si può attaccare qualcosa lì. Evidentemente, è una superficie tipo magnetica. Due che ti attaccano non hanno.